Ciao ragazze, questo è il terzo tentativo, speriamo vada bene. Allora, oggi sono qui per far vedere come preparo io l'unghia. La preparazione dell'unghia, come la preparo io, perché in tante ragazze me l'hanno chiesto. Siccome le mie ricostruzioni durano 50-60 giorni, in tante mi chiedono come la preparo. Allora ho pensato di girare questo video visto che sono conciata in questa maniera, ok, da molti mesi ormai, e ne approfitto, visto che ho l'unghia naturale, ne approfitto per fare questo video, così vi faccio vedere come preparo io l'unghia, va bene per il gel, acrilico o semipermanente. Io questa preparazione l'ho imparata al corso che ho fatto con Claudia Tani, ho fatto il corso base e il corso avanzato di gel. Mi trovo benissimo. Adesso incominciamo e man mano vi spiego tutte le cose. Allora, la prima cosa che io faccio quando arriva una cliente, soprattutto quando ci sono le unghie grasse, è sgrassare. Anzi, prima di tutto bisogna mettere il disinfettante, sorry, disinfettante, ok. Si dà una bella spruzzata sulle mani, sulle unghie, scusate, e si sfrega bene. Dopodiché mi trovo un po' impacciata perché in mezzo qua ho la telecamera per poter fare meglio, far vedere meglio. Allora, questo è il lavoro che c'è da fare con le unghie grasse, ok? Sgrassare bene. Siccome io me le sono messa parecchie volte in bocca, sono, come potete ben vedere, parecchio conciate. È il caso che lo faccio anch'io. Ok, sgrassate bene, dovete proprio sentire. Ecco, sta cosa qui. Io quello che uso è questo qua, della Cien, quello blu, che è un solvente classico proprio e va bene così. Poi a questo punto con una lima sistemiamo un po' le unghie, perché poi da qua io ci devo mettere la cartina per fare l'allungamento. C'è ben poco da sistemare perché non ne ho di unghie, le ho rovinate tutte, però vabbè, facciamo del nostro meglio. Io sono molto impacciata. Vabbè, allora, così. Sono molto rovinate queste unghie qua, ve lo dico, le ho proprio massacrate di botto, di brutto. Ecco. Fatto questo, c'è da fare le cuticole. Io le cuticole ho ordinato questa con l'ultimo cumulativo, quello di ottobre. Ho voluto prendere questa. Il codice è 113101, grana media. È questa qui. E la provo proprio in diretta con voi e vedere come va, perché lo so che esiste la dry manicure e tutto quello che volete, ma io sono molto lenta e mi ci manca solo di fare la dry manicure che poi sono a posto. Allora, vediamo come va questa punta. Non sono scomoda di più, ma di più, ma tanto, tanto di più. Ok, allora. La velocità della fresa, io ho la marathon proprio alla prima tacca, eh. Spero che riusciate a vedere bene. Ho tenuto tutte le unghie così almeno se una mi viene male almeno vedete le altre. Ma devo dire che mi piace. Allora, questa qui è costata sulle 9 € se non erro. È nel sito della Wilson, quello dove c'è il dente, scusate, le unghie, quello delle unghie, ho voluto, c'erano questi qui, sono
Sono un po' lenta adesso, ma io sono veramente. Mi piacerebbe farvi vedere. Allora, non è abrasiva, non rovina assolutamente la pelle, perché come vedete io ci sto andando sopra e fa, devo dire, un ottimo lavoro. Allora, questa grana media c'è anche fine, io direi grossa assolutamente no. Come potete ben vedere, me ne sono staccagnate tutte queste mani, queste unghie. E poi la pelle manco ben via. Guardate un po' che roba. Allora. Beh, la proverò, continuerò a provarla anche con le clienti per vedere come si comporta, però già da così mi piace tanto, perché non... Guarda qua che lavoro, che ha fatto un bel lavoro pulito. Adesso spolvero e vi faccio vedere. Bene, mi piace. Allora, la punta è questa qua, nano blu si chiama. Allora, è questa qui, no? Vi ripeto il codice per chi fosse interessata, la vuole prendere, il codice è 113101 grana media. Adesso vi faccio vedere com'è venuto fuori, perché io non ho finito qui, Ok, vedete questa come l'ha pulita bene tutta intorno qui, perfetto. Fatto questo, io cosa faccio? Per opacizzare l'unghia io uso i Sandy o scovolino, questo qui. La grana che uso io è 240, allora o 240 o 180 è quello che vi consiglio io. Intanto sto accendendo la lampada a LED per dopo. Allora, fatto questo, la tengo sempre la fresa alla stessa velocità, alla prima tacca. Allora, incominciamo ai lati. Si comincia sempre dal lato, si fa il giro delle cuticole, almeno io faccio il giro delle cuticole, e dall'altro lato. Ok? E poi in mezzo. Bisogna stare molto leggeri e l'unghia deve venire fuori bianca, completamente bianca. È importante, io passo di nuovo intorno alle cuticole, perché se c'è un po' di pelle che non ho tolto, così le tolgo. È importante quando fate le clienti di prendere, ve le faccio vedere con questa mano, così, cioè dovete stringere i polpastrelli per liberare le unghie di qua e di qua, perché io non ce le ho un polpastrello normale, ma chi ha quelle piatte e qua sono cicciotte, qua sono, è il punto dove solitamente si alza il gel. Per cui bisogna schiacciare bene e opacizzare bene tutta l'unghia, soprattutto quando arrivano le onicofagiche, no? Che hanno quelle unghie un po' cicciottose, diciamo, no? Thank you.
Anche questa, sempre bene di lato, si comincia sempre di là, si fa tutto il giro fino dall'altra parte. Ripeto, l'unghia deve essere completamente bianca, in questo modo noi apriamo le squame dell'unghia. In questo modo la prepariamo per far aderire meglio poi il gel. Qua c'è un po' di gel vecchio e va tolto. Ok. Bene. Allora i Sandvik migliori o scovolino che sia, visto che questi qua che sto usando fanno pena, li trovate sicuramente dalla Special Nails Milano e Alepas. Io da loro li ho sempre presi, mi sono sempre trovata bene. La prima volta che ho provato a cambiare mi sono trovata male, adesso finisco questi, no? Perché da loro lo scovolino dura parecchio. Lo posso usare per la preparazione e per la bombatura dopo. Ok, allora, questo è il lavoro finito. Ok? Adesso cosa facciamo? Spazzolina, quella bella dura, spazzoliamo così. Non usate né buffer, e chi ve lo consiglia sbaglia, perché il buffer serve a lucidare. E non sgrassate mai. In questa fase di preparazione non va mai sgrassata. Va spolverata così. Poi cosa faccio? Allora, metto il deidratante, il deidratante è un all night prep che si asciuga all'aria. Ok, poi dopo di questo io metto sempre, sempre l'antimicotico o l'antifungicida che sia. È molto importante mettere questo per la prevenzione dei funghi e delle muffe. Aspetto un attimo che si asciughi. E prendo il primer. Il primer va scaricato l'eccesso quando si preleva e si mette sull'unghia, non deve essere troppo. Ok. Adesso aspettiamo che si asciughi anche il primer. Io come base uso il Resolve della Special. Questa è una base eccezionale. È una base che va bene soprattutto per chi ha le unghie grasse, per chi ha, per chi è onicofagica, per chi si mangia le unghie, per chi le mette in bocca, insomma, se sei venata. È molto 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 buono. Io l'ho provato su tutte, su tutte, su tutte, e anche a una ragazza onicofagica che non gli durava niente. Io ho provato questo, da quando uso questo,
Non lo cambio più, ma manco, perché mi trovo veramente bene, è fantastico. Adesso vi faccio vedere come si stende. Questo qui l'ho trovato ovviamente dalla Special Nails. Allora, siccome un po' in lampada si ritira questo gel, vi consiglio di metterne un pochino di più. Così avete una copertura giusta, perché mi è capitato di tirarlo troppo e poi quando sono andata a sgrassare ho trovato dei buchi, insomma, sì, l'avevo tirato veramente tanto. Sono molto scomoda, madonna. Avviciniamoci alle cuticole, non ci andiamo sopra, mi raccomando, perché sennò creiamo sollevamenti. Quando proverete questo gel qui, vi posso assicurare che non lo mollerete più. Allora, questo gel io lo metto in lampada UV a 120, nella lampada a LED o a diodi a 48 diodi, 48 watt, io la metto 60 secondi. Si può mettere anche 30 secondi a volendo perché tanto è chiaro e poi è tirato a base, non c'è la bombatura per cui potete benissimo anche fare a 30 secondi, se è 48 watt però, eh. Ecco, messo in lampada. Allora, a questo punto la preparazione è finita. Adesso vi faccio vedere quando esce fuori sgrassate le unghie, scusate. Allora, spero di esservi stata utile innanzitutto. Se vi ha fatto piacere questo video, questo mio tutorial, fatemelo sapere che ne giro e ne girerò altri. Devo girarne altri di vari gel, lime, eccetera. Sono varie recensioni di cose che ho provato. Se avete domande o qualunque altra cosa, chiedete pure sotto. Io nell'info box metterò i link per acquistare questo qua della Resolve della Special, la punta della Wilson e come si chiama? E anche gli scovolini. Allora, il tempo è già finito, vi sgrasso e vi faccio vedere. Io sto usando un cleaner quello più abrasivo possibile, cioè non. Ecco, guardate, è il cleaner più forte che c'è. Guardate che roba. Cioè, sembra un lucido. Adesso, da qui bisogna mettere. Ecco, se voi vedete, il mignolo non l'ho steso bene, guardate. Lo vedete che non è giusto? E invece il medio è perfetto, è così che deve uscire. Perfetto così. Quando esce in questa maniera, vuol dire che non è stato steso bene. Infatti adesso opacizzo e lo rifaccio questo. Okay? Però sono contenta che sia uscita così per farvi vedere come deve essere. È un gel fantastico. Io le unghie le preparo in questa maniera. Da qui adesso va messa la cartina che vi farò vedere nel prossimo video. È stato un piacere, è stato bello essere utile a qualcuno. Vi abbraccio, un bacio a tutte. Se avete bisogno, sono qui. Ciao ciao!